Bentrovati a questa puntata della Strada del Mediterraneo, nella Strada degli Scrittori. Oggi vi portiamo a Treviso, ma vi faremo fare un percorso che da Treviso ci porta a Cagliari e poi a Palermo. Insomma, faremo una cosa un po' diversa perché siamo con Chiara Andrich e Andrea Mura, che sono entrambi co-direttori artistici del Sole e Luna Doc Fest. Sono coppia artistica, ma coppia anche nella vita. Lei originaria di Treviso, dove appunto siamo, lui originario di Cagliari, e si sono conosciuti a Palermo. Benvenuti a questa puntata, grazie di aver Buongiorno. scelto di partecipare. Buongiorno, allora siete entrambi legati a Palermo perché è a Palermo che vi siete conosciuti. Esatto, siamo conosciuti a Palermo ormai Torniamo alla mascherina. 12 anni fa, perché abbiamo fatto il centro sperimentale di cinematografia a sede in Sicilia e quindi da lì appunto abbiamo iniziato il nostro viaggio nel cinema e poi da lì abbiamo conosciuto Sole e Luna, prima da spettatori e poi appunto da direttori artistici e poi siamo anche conosciuti, quindi è nata anche non so, una vasta relazione. Quindi, no, noi Palermo è sempre una città molto importante, ci torniamo sempre spesso, è un po' sempre come tornare a casa. Chiara, anche perché tu invece hai un legame con Treviso, con l'altro pezzo forte di questa manifestazione che è la presidente Lucia Gotti Venturati, quindi in questo senso c'è invece questo altro tipo di legame. Sì, esatto, la presidente dell'associazione Sole e Luna, Lucia Gotti Venturato, è originaria di Treviso e quando abbiamo cominciato a collaborare insieme mi ha proposto di portare delle attività dell'associazione, quindi una seconda tappa dell'edizione del Festival Sole e Luna qui a Treviso. Tra l'altro una delle primissime edizioni si è svolta proprio in quel palazzo che vedete sullo sfondo, che si chiama Palazzo dei 300. Perché una, diciamo, tipicità del festival è anche svolgersi in location e contesti che non sono, diciamo, le sale cinematografiche, ma edifici storici delle città, sia a Palermo che a Treviso. Ecco, perché spieghiamolo quindi, questo è un festival che è un festival del documentario, ora poi magari ci dite meglio come, ce lo dici tu Andrea, però è un festival che appunto ha questa doppia sede. Ecco, l'idea di fare questo ponte tra Treviso e Palermo, com'è nato? Com'è nata? L'idea è stata, insomma, il festival si svolgeva già da 10 anni in Sicilia, poi appunto noi frequentavamo comunque anche spesso il Veneto, visto che appunto Chiara è residente qui, abbiamo trovato comunque una buona accoglienza, anche un bisogno da parte del pubblico di vedere buon cinema. Soprattutto documentari, appunto, non sono poi così tanto distribuiti. Quindi abbiamo pensato di fare una sorta di spin-off. Ovviamente non si tratta di una fotocopia del cinema del Festival Sole e Luna di Palermo, ma tendenzialmente prendiamo il meglio del festival, ossia insomma, i film che vengono premiati, poi facciamo anche una ricerca, diciamo, sulla migliore produzione anche qua della zona del Veneto, e riusciamo poi quindi a creare una sorta di spin-off del Sole e Luna Film Festival a Palermo, qui a Treviso, pardon. Ecco, adesso diteci un po' dove siete, come, dove siete, ce l'avete appena detto, però come vi muovete, che cosa ci farete vedere in questo percorso. Tra l'altro dobbiamo anche dire che quest'anno, e poi diremo anche perché appena ci arriverete, c'è anche un luogo che ha un legame con Palermo, dove, insomma, rispetto alla sede dove si terrà quest'anno il festival a Palermo, ma questo ce lo direte nel percorso, quindi diteci un po' cosa vedremo. Ma allora appunto qui ci troviamo nella principale piazza cittadina, si chiama Piazza dei Signori, tra l'altro è anche la famosa location di un capolavoro del cinema italiano che è Signore e Signori di Pietro Germi, che diciamo, le cui scene si svolgono principalmente nella loggia e nella famosa torre dell'orologio in cui nella scena finale Gastone Moschin si lancia, non so se vi ricordate questa famosa commedia all'italiana, Signore e Signori. Ecco, poi qua vediamo alle nostre spalle il Cal Maggiore, che è il carrubbio medievale della città. Adesso invece ci muoviamo verso l'isola della Pescheria, che è uno dei luoghi
diciamo simbolici della città di Treviso, che è una città d'acqua, nel senso che è attraversata da numerosi fiumi e canali. Bene, sì, conosco Treviso, è veramente molto, molto bella. Allora, c'è stato tutto questo dibattito che si è sviluppato molto quest'anno sull'importanza e l'attualità del documentario, un dibattito che è stato portato, diciamo, ad alti livelli. Allora, voi cosa pensate rispetto a questo, anche rispetto al come viene raccontata la realtà e alla necessità che ci siano queste forme per raccontarla e raccontare anche cosa c'è dietro? Ma appunto si tratta di un fenomeno del documentario che insomma, ha una storia ormai centenaria, nasce insomma, con l'inizio della storia del cinema, basti pensare a Lumière, appunto, che avevano come diciamo, modalità narrativa quella documentaria. Ma diciamo, negli ultimi anni, ormai si parla di insomma, gli ultimi 10 anni, c'è stata davvero anche, soprattutto in Italia, notevole espansione e anche una grande produzione del documentario. Si è toccato insomma l'apice qualche anno fa con la vittoria di Rosi a Venezia, poi a Berlino con l'Orso d'Oro, poi abbiamo insomma anche in Sicilia c'è una grande scuola del documentario a partire da De Setta, poi per arrivare ai nostri anni con Stefano Savona, la Quatriglio, anche diciamo il fatto che la sede del Centro Sperimentale di Cinematografia sia specializzata in documentario e si trovi proprio a Palermo, insomma è un segno che c'è una grande attenzione verso il documentario, inteso appunto nelle sue varie forme. Noi ci occupiamo principalmente di un documentario narrativo, appunto con una forte diciamo, presenza del punto di vista dell'autore, in cui appunto la realtà viene raccontata, ma ovviamente anche filtrata attraverso diciamo, dei dispositivi creativi e autoriali. Questo diciamo, è il tipo di documentario che ci interessa maggiormente. Poi ovviamente a livello diciamo, più commerciale c'è tutto un fiorire anche di narrazione diciamo del documentario più classico, quello che diciamo, la maggior parte delle persone poi conoscono. Non so, mi sembra di aver risposto alla domanda. Sì, stiamo camminando, mi scuso assolutamente se... Assolutamente sì, ma tranquilli, è una formula un po' diversa, quindi lo sappiamo. Allora Chiara, però io vi chiedo, una delle cose che è venuta fuori anche rispetto a questi anni di edizione del Festival è la creazione di legami che poi sono diventati veri e propri rapporti anche con mondi associativi, mondi diversi. Questo è un valore aggiunto notevole. Sì, allora direi che negli ultimi anni abbiamo compreso sempre di più nell'ambito culturale come sia importante creare rete e che ci sia una solidarietà culturale tra associazioni, tra festival, tra enti. Inoltre, diciamo, creare legami riesce anche a diciamo, portare il festival verso una internazionalizzazione e quindi parlo anche di creare legami internazionali. Quindi diciamo ci sono vari aspetti nell'ambito delle reti, che sono sia l'adesione a reti locali, come può essere per esempio il coordinamento dei festival siciliani a Palermo, oppure qui a Treviso la rete dei festival cittadini. Ma poi ci sono appunto legami che afferiscono invece ai contenuti della programmazione festivaliera e quindi per esempio quest'anno abbiamo creato una collaborazione con il Festival Cinematografico di Cartagine in Tunisia, poi abbiamo delle partnership con il Festival dei Diritti Umani di Milano, che dura ormai da 3-4 anni, con cui abbiamo creato svariate rassegne. E poi, sempre per parlare di creare legami, abbiamo proprio una sezione del festival che si chiama Creare Legami. Nel frattempo siamo arrivati nell'isola della Pescheria, la vedete attorno a me, appunto la sezione Creare Legami, che è una sezione dedicata proprio invece alle associazioni e alle realtà cittadine della città di Palermo,
che trovano nel festival uno spazio per presentare i loro progetti. Spesso sono associazioni che si occupano di progetti sociali, quindi non solo culturali, o meglio attraverso la cultura realizzano anche progetti sociali. Abbiamo avuto diverse volte ospiti, per esempio Welcome Refugees Palermo, Itastra e molte altre associazioni. E molte altre realtà. Andrea, io ti chiedo, spiegaci un po' meglio, dai, fallo tu che non sei, che non sei di Treviso. Andrea, spiegaci un po' meglio il luogo in cui siete adesso. Dai, facciamo così, anziché farlo dire a lei che sarebbe più scontato, fallo tu, dove siamo? Allora, qui siamo nell'isola della Pescheria, che è un posto molto centrale a Treviso, circondato dal fiume Sile, quindi abbiamo una sorta di... Chiara mi corregge, il fiume Cagnan, che ne sono i due fiumi che attraversano Treviso, sono il Cagnan e il Sile, citati da Dante, tra l'altro, nella Divina Commedia, visto che siamo nei 700 anni dell'anniversario. Questa isola è praticamente durante il giorno un mercato del pesce, un po', ricordo un facci po' vedere un po', facci vedere un po', gira un attimo, casomai il cellulare ci fai vedere un attimo come siamo. Facci capire come girare la camera, perché è un cellulare nuovo. Così ti perdiamo però. No, vedi, abbiamo perso. Non so se posso girarla. Ascolta, vediamo, faccio così. Ecco, prova a farlo direttamente così, guarda, è più semplice. Ecco, sì, allora, quindi in piena attività in questo momento il mercato. Esatto, sì. Bene, poi abbiamo il mercato appunto del pesce, tante persone che girano, il gabbiano che si aggira per la piazza insieme ai visitatori. Sono immancabili ormai ovunque, anche a Palermo sono diventati padroni i gabbiani, quindi diciamo, hanno conquistato le città. Cioè, come potete vedere, sicuramente è meno rumoroso della Vucciria o di Ballarò. Qui abbiamo anche un legame particolare col festival in questa isola della Pescheria, perché qualche anno fa abbiamo realizzato la serata finale proprio qua, di fronte all'immagine che vedete adesso. Abbiamo montato un maxi schermo con tutte le sedie, abbiamo organizzato dei grandi buffet qua nella zona del mercato, e poi le proiezioni dei film nella serata finale del festival. Questa è una, diciamo, delle location che in questi 6 anni di Sole e Luna qua a Treviso è stata, diciamo, presa, perché appunto una delle caratteristiche del festival Sole e Luna è quella di scegliere spesso delle location suggestive e storiche, e quindi appunto è anche abbastanza un festival itinerante, come sapete, insomma, visto che siete appassionati. Infatti, sì, infatti, stiamo vedendo anche l'acqua, vediamo l'acqua, quindi vediamo tutto. Allora, esatto. Un'altra cosa, prima di tornare all'edizione di quest'anno, volevo chiedervi, ma c'è una storia che vi è rimasta più impresso in tutti questi anni, insomma, di lavoro, qualcosa che vi è rimasto particolarmente, diciamo, impresso, un evento in particolare, un momento in particolare? Oddio, una domanda difficile, nel senso che ogni edizione è diversa, con tanti ospiti e con tante storie, però diciamo che quello che forse più rimane è l'affezione da parte di tanti giovani studenti che poi sono entrati nello staff del festival e che oggi lavorano con noi. Ecco, lo staff, noi abbiamo anche una foto dello staff che faremo vedere, ma quanta gente lavora al Sole e Luna Rock Fest? Allora, diciamo che durante l'anno fissi siamo 8 persone, quindi tra direzione artistica, presidenza, segreteria amministrativa, ufficio stampa e, diciamo, comunicazione. Poi abbiamo un gruppo di 12 preselezionatori invece che lavorano per quanto riguarda la preselezione dei film che vengono iscritti al bando di concorso e che scegliamo anche attraverso la partecipazione dei preselezionatori e nostra a diversi festival. E poi abbiamo altre, diciamo, circa 5-6 persone che si uniscono allo staff del festival durante proprio il periodo del festival, più i volontari che lì che aumentano tantissimo lo staff proprio durante la settimana del festival, perché abbiamo anche, insomma, 20-30 volontari, perché spesso abbiamo delle classi di alternanza scuola-lavoro che
che lavorano al festival. Senti Chiara, 450 film iscritti al concorso, da dove arrivano e cosa vedremo in realtà poi dal 5 all'11 luglio all'Osterie. Sull'Osterie poi faremo anche un'altra, vi farò anche un'altra domanda. Sì, allora, beh, cosa vedremo non ve lo posso ancora dire, perché lo annunceremo alla conferenza stampa che si terrà due settimane prima del festival. Per quanto riguarda i film in concorso, appunto, come ogni anno, diciamo, arrivano molti documentari un po' da tutto il mondo, in particolare da, diciamo, il mondo arabo, Medio Oriente, perché ricordiamo che il Festival Sole e Luna 16 anni fa è proprio nato con un focus specifico appunto sul Medio Oriente, e poi negli anni, diciamo, ha allargato la provenienza dei documentari a tutto il resto del mondo. Quindi quest'anno un'incredibile partecipazione, per esempio dal Brasile, sono arrivati moltissimi documentari, e poi appunto da tutto il resto del mondo, quindi Sud America, Asia, un po' dappertutto. La location quest'anno, diciamo, invece il festival si tiene all'Osteri, allora, di Palermo. Questa è la parte ad Andrea. Sì, però poi ci dovete anche dire dove state andando intanto, dove siamo, vediamo. Ah, ok, sempre io passo ad Andrea. No, per ora tu, dove stiamo andando? Ok, allora, qua siamo ai Buranelli. Aspetta che inquadro, ecco. Qui siamo ai Buranelli, un altro, diciamo, scorcio tipico della città. Si chiama così perché qui vivevano i commercianti di Burano. Burano è un'isola della laguna veneziana, e i commercianti che vendevano il pesce vivevano in questo edificio medievale, una città medievale che vedete. E qui c'è anche una targa a Giovanni Comisso, che è uno scrittore, a proposito di scrittori, uno scrittore trevigiano di cui vi consiglio la lettura. Ah, ecco, va bene. Allora, passiamo adesso l'auricolare ad Andrea, parliamo un attimo di questa scelta dell'Osteri, perché quest'anno è stato scelto l'Osteri, e poi c'è un legame, lo dicevamo, tra l'Osteri e un altro invece edificio, diciamo così, di Treviso. Quindi ci dici perché? Sì, allora, appunto, come dicevo prima, diciamo, le location del Sole e Luna sono sempre molto diciamo, particolari, con un legame storico forte con la città che ospita il festival. Ricordo appunto che abbiamo fatto tante edizioni allo Spasimo, poi al Museo Sant'Anna, all'Osteri siamo stati già nel 2012, con anche, tra l'altro, delle performance molto interessanti anche all'interno delle prigioni, con il disegnatore Costantini che ha reinterpretato, diciamo, i diritti umani all'interno delle prigioni storiche dell'Osteri. Qui a Treviso pure abbiamo fatto, diciamo, una sorta di tour della città nei diversi anni. Come dicevo prima, all'Isola della Pescheria, ma siamo stati anche a Palazzo dei 300, dove abbiamo aperto questo collegamento. Poi siamo stati lo scorso anno sulle rive del Sile, poi siamo stati nel palazzo, c'è un matrimonio in corso, scusate, vi rendo. Vediamo, facci vedere. Vi siete interrotti? Ok. No? Mi vedete? Sì, ti vediamo. Okay. Dicevo, adesso nei Buranelli stiamo attraversando un matrimonio. Ah, che bello. Sudamericano. Scusate, mi tolgo anche gli occhiali così mi vedete meglio. E appunto, diciamo, il collegamento di cui stavamo parlando tra il Festival di Palermo, che quest'anno sarà l'Osteri, quindi, diciamo, delle prigioni storiche, e la città di Treviso, e anche appunto una sede qua della Fondazione Benetton e di un museo di arte contemporanea, si trova proprio nelle carceri che si trovano qui in centro, che adesso voglio ancora alcuni minuti per arrivare. Ovviamente vi Quindi faccio. ce lo farete vedere dopo, Sì, ci vuole ancora ovviamente. qualche minuto. Abbiamo fatto male i conti con il Con i percorso. tempi, con Sì, i tempi. dato che la mascherina è Sì. difficile camminare.
Però, però possiamo anche dire che c'è la famiglia Scarpa, diciamo, dietro tutto questo, dietro questo legame. Esatto, Spieghiamo perché, esatto. Chi sono gli Scarpa. Carlo Scarpa è uno dei più importanti architetti italiani del Novecento, che ha restaurato tanti monumenti sia a Palermo che a Treviso. A Palermo, appunto, abbiamo il più noto probabilmente è il Palazzo Abatellis, ma anche appunto il Palazzo Steri. Il figlio di Scarpa, Tobia, che tra l'altro 6 anni fa ha disegnato il premio del Sole e Luna Doc Film Festival, che tra l'altro quest'anno, diciamo, rivisitiamo, ha una lunga collaborazione con la città di Treviso e ha restaurato appunto sia le carceri, che fra un po' andiamo a vedere, sia vari palazzi storici nella città di Treviso. Quindi c'è questo, diciamo, collegamento architettonico di restauro legato alla città di Treviso, alla città di Palermo, che vede come protagonista la famiglia Scarpa, prima Carlo e poi Tobia. Certo, quindi questo poi lo vedremo appena ci arrivate. Allora, sì, esatto. Ci sono altri progetti che voi come associazione avete messo in campo e che state sviluppando. Non so se vuoi passare a Chiara o vuoi dirlo tu. Alcuni sono anche molto interessanti e sì, molto, tra virgolette, pesanti rispetto al valore che hanno. Sì, allora ne dico uno io e uno lo faccio dire a Chiara. Sono quest'anno 2 progetti principali che abbiamo sviluppato durante anche la pandemia. Sono stati uno progetto che si chiama Sette Sguardi Doc, che è visitabile all'interno del portale italiano del Ministero degli Esteri. Mette insieme vari festival di cinema italiani che fanno una proposta del best of dei loro festival e li propongono all'interno di questa piattaforma del Ministero degli Esteri, che viene poi visualizzata in tutto il mondo. Anche Sole Luna ha partecipato, ha proposto 5 documentari tra i migliori passati al festival in questi anni, che vengono messi poi a disposizione appunto di tutti gli italiani e dei centri di cultura italiani nel mondo. Quindi questo per quanto riguarda appunto la diffusione e la distribuzione del documentario. Un altro progetto invece è quello che abbiamo dedicato alle scuole, di cui magari faccio parlare anche Chiara. Passandole l'auricolare, lo sappiamo, siamo così, è tutto molto live e molto anche informale, quindi Chiara, dici di questo progetto con le scuole. Scusate, allora, un altro progetto che abbiamo realizzato online è il Festival Socio Educational. Anche qui si tratta di una proposta di 6 documentari italiani con tema, diciamo, il tema è quello dei diritti umani, e la piattaforma è stata realizzata grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo e dell'Assessorato di Istruzione della Regione Sicilia. Si tratta di una piattaforma dedicata alle scuole superiori siciliane che possono accedere, diciamo, facendo domanda attraverso i docenti delle scuole e visionare sia i film che numerosi contributi dei registi e di esperti che diciamo, sono allegati alla pagina del film. Nel frattempo siamo arrivati alle Gallerie delle Prigioni, che sono Vediamo, alle mie fateci spalle. vedere, sì. C'è una mostra che si chiama When the Globe is Home in questo momento. Ecco. Però purtroppo è chiusa, non possiamo entrare va perché bene. Hanno degli orari particolari. Per le No, allora io COVID. ecco, appunto, a proposito di COVID, una domanda proprio finale. È stata dura per tutti, diciamo, andare avanti nonostante il COVID, però questo, diciamo, non vi ha demoralizzato, nel senso che invece state, tra virgolette, rilanciando. Diciamo che i festival di cinema hanno una fortuna. Hanno la fortuna di poter andare online, perché appunto un film, un documentario, un cortometraggio, anche se non è la stessa cosa, diciamo, vederlo sul grande schermo, può essere visualizzato online. Questo per esempio per tanti festival di altre arti performative, pensiamo al teatro, pensiamo alla danza, certo si può fare teatro in video, ma è molto più complesso. Quindi diciamo che, come tanti altri festival di cinema, anche noi abbiamo saputo digitalizzarci
E quindi fin dalla primavera, diciamo, del 2020, quindi con il primo lockdown, abbiamo organizzato due rassegne online, una era dedicata ai 15 anni del festival e un'altra Brindedoc.com dedicata, diciamo, a una serie di registi che hanno voluto concedere i loro documentari per, diciamo, alleviare le giornate passate a casa, diciamo, certo, del nostro sì, pubblico. Sì, sì, questo ricordo bene questa iniziativa. E poi, certo. E poi quest'anno, scusami Lidia, possiamo fare il festival in presenza, ma abbiamo deciso di tenere comunque anche la parte online, che ormai sta diventando abbastanza imprescindibile, e lo faremo attraverso una piattaforma che si chiama OpenDDB. È una piattaforma di distribuzione dal basso che diciamo, promuove il cinema indipendente, il cinema documentario, e quindi il festival sarà in streaming presso la loro piattaforma. Bene, Chiara, dove siamo arrivati adesso? Siamo arrivati in quest'altro edificio di cui vi ha accennato prima forse Andrea, che si chiama Cascarpa. Sì. Si tratta di sempre un edificio medievale che è stato acquisito dalla Fondazione Benettone e restaurato da Tobia Scarpa. E sì. Al momento anche qui c'è una mostra dedicata al premio al giardino che la Fondazione Benetton dà ogni anno a un giardino nel mondo, e ricordo che tra l'altro uno dei premiati nel 2000, adesso non ricordo bene se era 2013, è stato il giardino del Castello di Mare Dolce a Palermo. Bellissimo, sì, infatti ricordavo. Allora, che adesso siamo in chiusura, quindi io voglio chiedervi il consiglio di lettura che volete dare a chi ci sta seguendo, a chi ci ha seguito fino ad ora sulla, appunto, pagina Facebook e sul canale YouTube della Strada degli Scrittori. Che consiglio di lettura dai, Chiara? E poi chiediamo anche ad Andrea. Allora, aspetta che... Condividete l'auricolare, ecco, bene. Sì. Vale. Anche condividete anche l'auricolare, oltre tutto il resto. Allora, dobbiamo dare il consiglio di lettura, Andrea. Aspetta, possiamo prepararci un secondo? Sì, preparatevi un secondo, forza. Vabbè, deve venirvi spontaneo, nel senso deve essere una cosa... No, una io volevo consigliarvi un libro di Comisso, però devo leggere, non vorrei sbagliare il titolo. Andrea, tu invece cosa ci consigli? Cosa consigli di leggere? Un libro che è stato fondamentale per te, per la tua formazione, oppure un libro che hai appena letto, insomma. Decidi tu. Ma io partirei dal presente, ossia suggerendo un consiglio di lettura di un libro che ho ripreso, ho riletto dopo tanti anni, da quando ero alle scuole superiori, l'ho ripreso da poco e lo trovo molto attuale, mi ha, diciamo, coinvolto particolarmente, che è un classicone. Ossia Il barone rampante di Italo Calvino. Bellissimo. In un periodo come questo, diciamo, di particolare attenzione all'ambiente, ai temi della natura, mi ha in qualche modo aperto un mondo di sensibilità, per sensibilizzare le persone verso l'ambiente, penso sia un ottimo libro. Appunto, adesso non so se è chiara l'altra l'altro suggerimento, alla lettura. Sì. Vai. Eccoci. Ok, io volevo suggerirvi Storia del documentario italiano di Marco Bertozzi. Eccoci. Che è una... Visto che siamo in tema di documentario, è un ottimo libro che ci conduce, diciamo, nella storia del documentario in Italia, dai primi cinegiornali fino alle avanguardie artistiche, fino ai giorni nostri, passando per l'uso del recupero dei filmati, dei film di famiglia, che è anche un tema, diciamo, che affrontiamo al nostro festival quest'anno. Sì, dato quest'anno si può fare un anticipo, no? Possiamo parlare dell'anticipo? Non so. Abbiamo fatto una collaborazione, come tutti gli anni, con il Centro Sperimentale di Cinematografia, è uno dei film che presenteremo una serie di lavori realizzati a partire dall'archivio storico del movimento operaio e l'Istituto Luce,
che, diciamo, anche un omaggio alla regista recentemente scomparsa Valentina Pedicini, che qualche anno fa ha realizzato un laboratorio al CSC di Palermo, realizzando con i ragazzi tutta una serie di cortometraggi creativi a partire dall'archivio appunto del movimento operaio e dell'Istituto Luce. Quindi all'interno del festival presenteremo alcuni di questi film realizzati in collaborazione con Valentina Pedicini. Questa è una piccola anticipazione, visto che chi era parlato di archivio. Bene, allora io vi ringrazio per aver voluto partecipare a questa puntata della Strada del Mediterraneo, grazie per averci fatto vedere anche un po' Treviso, quindi in bocca al lupo per tutto, per la vostra vita e per il vostro lavoro e la vostra collaborazione anche artistica, e quindi non mi resta che mandarvi un bacio nell'attesa di vederci, come si suol dire, in presenza, e grazie alla Strada degli Scrittori che ovviamente ci ha ospitato e a Giacomo Fattori che ci ha reso possibile questo collegamento. Grazie. Noi abbassiamo la mascherina che qui non sta Ecco. passando nessuno e vi mandiamo un saluto da Caro Began, che sarà la prossima sede invece dell'attività festivaliera a Treviso. Caro Began è un palazzo medievale, come sempre, trevigiano, sede di un'associazione tra Treviso Ricerca Arte che è partner del festival. Grazie. Grazie Un di bacio a tutto. entrambi. Ciao. Ci A vediamo a Palermo presto, dal a 5 all'11 presto. luglio, Palazzo Steri. Ciao.